Consonante, ma, che è come il ma, ma è un suono nasale, nasale, coni, come raffreddore, perché deve vibrare quando si dice, si sente che vibra e che soprattutto qui si sente proprio una vibrazione fisica, non mistica, cose vibra, no, proprio si sente vibrare. Allora si sta pronunciando correttamente. Ecco, allora si fa on come un respiro, poi si entra nel silenzio. Perché om ha due aspetti, quello col suono e l'altro è il silenzio. Poi quello silenzio si estende e poi di nuovo riprende il suono. Perché la parola om rappresenta l'assoluto, la realtà tutta in forma mantrica, e la realtà tutta ha due aspetti, quello che è la nostra, quello che noi vediamo e tocchiamo e quello che trascende questo, cioè quello che è finito, che è confinato nel tempo e nello spazio, e quello che è infinito. Allora tutto questo funziona perché noi siamo gli esseri umani. Siamo come una frontiera tra il finito, il confinato, lo spazio e nel tempo, le cose che vediamo nella nostra vita quotidiana, noi stessi, e l'infinito.